La relazione tra l'intensità del campo elettrico e l'intensità del campo induzione magnetica è questa, E uguale CB. Questa relazione vale nel caso di un'onda elettromagnetica. Qui è disegnata un'onda monocromatica, quindi un'onda armonica di tipo seno o coseno, e questa immagine è il cosiddetto profilo globale, cioè una fotografia fatta a un certo istante. Prendiamo un punto dello spazio, per esempio questo. E in questo istante il campo elettrico e il campo induzione magnetica assumono il loro massimo valore, E0 e B0. Ma un istante dopo l'onda si è spostata verso destra e quindi il campo elettrico e l'induzione magnetica B sono più deboli. Tuttavia, la relazione tra loro è sempre che il campo elettrico è C volte il campo induzione magnetica. Questo vale ad ogni istante. Significa che il campo elettrico e il campo induzione magnetica crescono insieme, diminuiscono insieme, si azzerano contemporaneamente quando l'onda avanza un altro pochino e quindi in questo punto il campo elettrico e il campo B diventeranno zero. Vediamo come si dimostra questa relazione. Si dimostra dall'uguaglianza dell'energia che sia il campo elettrico che il campo induzione magnetica dislocano in un piccolo elemento di volume nello spazio, per esempio questo, diciamo 1 mm cubo. La densità di energia elettrica e di energia magnetica sono date da queste due formule e rappresentano in pratica quanti joule, o più realisticamente microjoule, ci sono in ogni, per esempio, millimetro cubo o anche meno. Dall'uguaglianza delle due densità di energia elettrica e magnetica ricaviamo il campo elettrico al quadrato uguale il campo induzione magnetica al quadrato diviso, portiamo qua sotto epsilon 0, diviso epsilon 0 mi 0. Estraendo la radice quadrata, il campo elettrico in ogni istante è uguale al campo B in ogni istante diviso questa radice, ma noi sappiamo che 1 diviso questa radice è la velocità della luce nel vuoto, cioè la velocità dell'onda elettromagnetica. E quindi ecco la relazione campo E uguale C per B. Relazione valida istante per istante, intanto che i due campi variano. Questa relazione vale solo per le onde elettromagnetiche perché in altri contesti fisici noi possiamo variare e scegliere l'intensità del campo E e del campo B in modo indipendente. Come per esempio in un selettore di velocità possiamo determinare arbitrariamente l'intensità del campo elettrico regolando a nostro piacimento la differenza di potenziale tra le armature del condensatore e possiamo scegliere a nostro piacimento l'intensità del campo B regolando la corrente elettrica che scorre in una bobina o nella coppia di bobine di Helmholtz che si trovano intorno all'apparecchio. Quindi in questo contesto non c'è nessun legame tra E e B, sono indipendenti perché hanno alimentazioni indipendenti. Ma nel caso dell'onda elettromagnetica monocromatica, il campo E e il campo B non sono indipendenti, ma sono legati da questa relazione. Si può anche dire che il rapporto tra E e B è sempre la velocità della luce. Quindi l'intensità dei due campi, E diviso B, sta in un rapporto costante, pari alla velocità della luce nel vuoto.